contento perché c'erano le partite con Salerno dove possiamo fare poco perché è una squadra troppo forte. Poi le altre partite sono andate così così e eravamo lì, purtroppo non abbiamo fatto punti, ma comunque ho visto che è possibile fare qualcosa e non arrivare all'ultimo posto per non retrocedere. La squadra è giovane, no? La straniera che è la più vecchia con 26 anni, poi ci sono ragazze di 24-25 e la metà squadra è ancora under 18, praticamente anche under 16 sono nati dal 2099-98. Cominciamo già con le ragazzine da 6-7 anni e poi facciamo anno 10, anno 12, anno 14, anno 16, anno 18 da anni e da questo vivaio prendiamo poi i talenti e forse è arrivato un po' presto quell'esperienza di A1, ma comunque è capitato così e abbiamo provato e adesso vediamo cosa possiamo fare. Ah, io non sono così esperto perché sono il primo anno di A1, ma cosa ho visto adesso, ho sentito Conversano, Salerno, sicuramente o probabilmente sarà la finale scudetto. Ah, io adesso faccio tutto il settore giovanile solo qua e faccio anche Under 16. Dove sono 12 squadre, under 18, 9 squadre e qua 10 squadre in A1, allora sempre in viaggio, sempre pallamano, ogni giorno pallamano. Diciamo under 18 giocano 7-8 che giocano anche in A1, così non perdo di vista mai le ragazze e quando giocano bene sono contento sia in A1 anche under 18.